l'arsenico. Te lo devo spiegare. Allora, a una che gli vuoi dare una dedica, no, hai presente? Diglielo con un fiore, ecco, con le pagine uguali, non è che gli puoi dire arsenico, il treno, suicidarsi. Non funziona. Senti, io adesso però c'ho da fare perché ci sono gli altri. Ne parliamo domani, vabbè? Scusate, ma in questi giorni è sempre così, è tutto una consulenza dietro l'altra, una dietro una telefonata. Buonasera, io sono la lettrice vis-à-vis, offro consulenze uno alla volta, trovando la pagina giusta per la persona giusta, sempre uno alla volta, tranne in casi di emergenza planetaria e grande calamità naturale, come quella che vi aspetta, ci aspetta fra 4 giorni, giusto? Perfetto. Allora. Pronti. Voi avete fatto i compiti, vero? Bravi. Siete terrorizzati, vi vedo belli terrorizzati, bravi, proprio così che dovete essere, è certo, perché fra 4 giorni è inutile che facciate la rimozione, non funziona la rimozione. Fra 4 giorni, accoppiati e scoppiati, e per tutti San Valentino. Fate vedere. E allora, avete ricevuto, qualcuno ride, qualcuno ha già, quanti sono gli accoppiati e gli accoppiati qua dentro? Alzate le mani quelli che sono in coppia. Non vi vergognate, non si può fare, eh? Un po' più su, per favore, che non vedo. Perfetto. E infatti, questa sera abbiamo selezionato appositamente un pubblico in maggioranza accoppiato per poter offrire la consulenza perfetta e far compilare questo foglietto parlando d'amore desidero. Avete ancora 4 giorni per fare il regalo perfetto al vostro fidanzato o alla vostra fidanzata, o per condividere con gli restanti scoppiati i vostri desideri per trovare la rima gemella. Allora, grazie per aver risposto. Voi, 27 uomini e 22 donne. Qualcuno questa sera torna a casa da solo. Allora, sappiate che sono molto felice di scoprire che siete un pubblico perfettamente prevedibile. Perché fra perdere la testa, capire le donne, essere capita da un uomo, parlare di orgasmi e un tocco di leggerezza, quasi tutti gli uomini vogliono perdere la testa. E quasi tutte le donne vorrebbero un tocco di leggerezza. Non mi avete sorpreso per niente. Vabbè. Sono stata molto colpita dal fatto che nessuna donna necessiti di essere capita da un uomo. Vorrei chiedere al pubblico in sala femminile, chiaramente, è perché vi sentite soddisfatte o avete proprio perso la speranza? Qualcuno vuole rispondere? Non implica nessun gioco. Il silenzio. Ho perso la speranza. Per essere capita da un uomo, questo facciamo poi un'altra seduta, un'altra volta. Allora. C'è anche un uomo fra voi che non ha risposto niente, non desidera niente dall'amore. Anche per lui ci sono delle sessioni poi private. Allora, vediamo. Dunque, ecco perché tra tutti voi avete anche scritto dei commenti molto, molto interessanti. È molto bello perdere la testa. Allora, per gli uomini, perdere la testa. Perdere la testa, devo dirvi, è una cosa bellissima, si sa che poi significa lasciarsi andare, molte donne l'hanno detto anche, è proprio perdere ogni inibizione, è fantastico. Può essere molto conveniente perdere la testa, salvo in una accezione, se si è delle mantidi, nel senso che può essere un po' pericoloso, il calore diventa caloria, allora per le donne va bene perdere la testa, per gli uomini un po'. Fate attenzione a chi vi chiede di perdere la testa. Per quanto riguarda i tocchi di leggerezza, invece, la cosa si fa un po' più complicata, perché per averlo dovreste chiedere a qualcuno di fare come capita in un bellissimo libro francese che si chiama Le silence de la mer, in cui un uomo e una donna si amavano guardandosi senza parlarsi mai. Vi consiglio per San Valentino, se desiderate un tocco di leggerezza, di provare ad andare in cerca
di qualcuno che sia capace di fare così. Ora, veniamo al momento clou. È vero, avete scelto più queste due cose, ma c'è una cosa che mi avete reso tanto, tanto felice. Desiderate in moltissimi e in moltissime, soprattutto, capire le donne e avere e parlare di orgasmi. Secondo me le due cose possono essere combinate. In particolar modo per uno fra voi, che adesso si alzerà in piedi e verrà spontaneamente qui a dirci come mai parlare di orgasmi significhi anche parlare di frutta. Ecco, vedo una mano. No? È lì. No, sono io. Un volontario, quindi. Sì. Hai voglia di venire a condividere con noi questo momento? Io sono Anna. Paolo. Ciao. No, perché è molto... capire le donne e parlare di orgasmo e parlare di frutta. Sì. Vuoi condividere un attimo con noi questo parlare di frutta e di orgasmi, come l'hai... Perché noi uomini abbiamo sempre l'orgasmo alla fine, uh-huh. Invece voi non sempre, uh-huh. Quindi bisogna trovare qualcosa, no, dopo, per riempire gli spazi vuoti, no? Quindi magari tu vuoi banane? So, dici, no, ti piacciono le banane, ti piacciono le mele, quindi riempi un po'. Capisci che riempi un po' di banane? Eh sì, in effetti può essere che si possa ciliegie anche, no? Ciliegie, pesche? Sì, sì. Ah, ok, va bene. E in effetti è interessante. Grazie. Paolo, io vorrei approfittare di te. Ridono, non capisco perché. Vorrei approfittare di te per parlare di orgasmi, per fare anche un po', condividere con il pubblico qui e con chi ha chiesto di poter capire di più di donne il frutto, anche eventualmente qualcosa di più. Allora prenderò una pagina così che funziona da questo libro di Andres Neumann che si chiama Parlare da soli, che non è esattamente un invito all'unanimismo, pur parlando di questo argomento, anzi un libro tutto questo, però in cui c'è una pagina molto significativa. Sì. Tanti i verbi che si usano in spagnolo per definire l'orgasmo. A Cuba, per esempio, dicono venire. Questo infinito mi piace perché fa pensare che ti avvicini a qualcuno. È un verbo per due. È abbastanza unisex. In Spagna si dice correre, che significa invece il contrario. Staccarsi alla fine, allontanarsi dall'altro. È un infinito da maschi. In Argentina dicono finire. Sembra un ordine, una manovra militare. Ho un'amica peruviana che lo chiama arrivare. Detto così diventa quasi un'utopia, e spesso lo è. Come se fossi tipo lontano, ti servisse più tempo. Suo marito dice darla. Interessante, suona come un'offerta. O a voler essere pessimista, un favore che ti fanno. Ecco qua. Stando così le cose, non mi stupisce che la mia amica non arrivi. In Guatemala si dice andarsene. E questo è già un abbandono dichiarato. Dovrebbero solo aggiungere dopo aver pagato. In altri paesi dicono terminare, frustrante. È un po' come se ti aprissero la porta, ti bloccassero e tu restassi a metà. Invece qui, forse perché siamo in frontiera, diciamo attraversare. Ci saranno posti dove si dà un nome all'orgasmo delle donne, dove si dice mi inondo, mi sciolgo, mi scompongo, mi irradio. Il compito per San Valentino, per capire le donne e parlare d'orgasmo, è trovare 7 nomi da dare all'orgasmo femminile. Si può farlo anche provando. Cosa dici? Ma sì,
Posso invece di parlare di frutta, dici? Anche con la frutta. Anche con la frutta, ok. Va bene? Sì, sì. Magari può essere spremere. Faccio delle sedute anche poi altre sedute terapeutiche. Ah, possiamo... okay. Ci scambiamo i numeri. Sì, sì. Via Skype. Okay. Grazie Paolo. Ciao, grazie a te. Comunque, cioè, con calma, 4 giorni, anche San Valentino dell'anno prossimo, poi ne parliamo. Oh. Cioè, bene, questa è stata una piccola dimostrazione di come si può usare una pagina per rispondere a una domanda. Le risposte possono essere molte altre, ricordatevi che non occorre avere tutto in testa, l'importante è sapere dove andarlo a trovare. Potete farlo con la lettrice vis-à-vis quando lo desiderate. Spettacolo su un palco, ma uno spettacolo sul palco più grande che c'è. Ogni sabato e domenica in Piazza Carignano faccio terapia vis-à-vis, una persona alla volta. Anche a casa vostra, anche via Skype, potete avermi sempre e comunque. E non solo per San Valentino.